Abbiamo qui con noi Mister De Santis. Mister, considerando la pausa del campionato, oggi vogliamo intervistare il Giacinto De Santis, responsabile dell'area tecnica. Innanzitutto puoi presentarci lo staff tecnico dell'HC Banca Popolare Fondi? Allora, buonasera. Intanto per la prima squadra siamo io come primo allenatore e Francesco Zannella come secondo. Poi lo stesso Francesco Zannella si occupa del settore giovanile, in primis come responsabile dell'Under 20. Poi abbiamo altri allenatori che collaborano con Francesco per l'attività giovanile e si tratta di Nicola Menolovic e Monia Paparello che fanno la parte maschile e femminile di tutto dal mini handball fino agli under 16. Per ora siamo noi che collaboriamo a 360 gradi, collaboriamo per una propensione degli allenamenti per far crescere questo sport a Fondi dal lato tecnico fino poi allo sviluppo della pallamano tecnico-tattica per i più grandi. Quanto è importante una programmazione tecnica comune che parta dal mini handball e arrivi fino alla prima squadra? Ecco, appunto, dicevo questo, noi collaboriamo a 360 gradi perché abbiamo una linea comune che parte dal mini handball, poi si sviluppa pian piano con le categorie che crescono. Abbiamo sviluppato un piano che prevede una linea comune, un unico modo di pensiero per tutte le squadre dell'HC Fondi. Hai avuto modo di guardare la partita dell'Under 20? Che pensi di questo gruppo di ragazzi? È un bel gruppo che sta crescendo molto e si sono visti i risultati, anche se abbiamo sprecato troppi palloni, si poteva fare sicuramente di più e meglio, però devo dire che allora ho fatto un complimento per la tenacia e la grinta che hanno messo in campo. Poi però c'è dall'altro lato i vari errori, quindi si deve lavorare molto sia per la fase difensiva, subire 41 gol non è mai una bella cosa, dall'altro canto si è attaccato bene, si sono fatti diversi errori, quindi diciamo se la parte offensiva siamo soddisfatti, non siamo soddisfatti per la parte difensiva. Però ripeto, questo è un gruppo che si sta allenando bene, molti di loro si allenano con la prima squadra, quindi diciamo hanno margini di crescita, sta a loro poi migliorare e apprendere anche dai più grandi quel qualcosa in più che li farà crescere maggiormente. Sabato pausa del campionato di Serie A, arriva la nazionale, doppio appuntamento con il Belgio, un invito per appassionati e non. Diciamo che sono, adesso non ricordo, ma una quindicina di anni buoni che la nazionale non è qui a Fondi, una nazionale è sempre una rappresentativa del nostro paese, viene a Fondi, viene anche come premio a quello che stiamo facendo in questi ultimi anni, abbiamo il pubblico ideale, il palazzetto ideale, per cui un invito a tutti venerdì e sabato alle ore 19, non mancate perché l'Italia è sempre l'Italia.